Pianino. Sei per tre? 10. Sei un asino, lo so, però piano. Sì. Fermo. Fermo. Ci vediamo fra un po', eh. Mi raccomando, aspettami lì. Ehi! Ciao! Freno a mano! Ciao! Tinto! Sono Tinto! Come stai? Bene! Giuseppe, tutto bene? Benvenuto! Allora, ma questa? Se me lo dicevi io stamattina... La portavo su io! Non ce la facciamo né io né te. Scusa, questa è la famosa pietra leccese. Sì. Come si chiama? Lecciso? Lecciso. Questo è il simbolo proprio del Salento. Questo è il simbolo del Salento, il simbolo di Lecce. Tutto il barocco. Il simbolo del barocco. Senti, mi fai vedere un po' la cava? Facciamo come il Rosso Malpelo. Dai, quella era una cava di Rena Rossa, questa invece è una cava bianca. Siamo nel cuore della cava, no? Ma che tipo di pietra è? Perché per tagliarla così sembra burro. Tu ti accorgi che noi la lavoriamo fresca la pietra, perché poi il tempo la rende, diciamo, sempre più dura. Diciamo che è come il pane, ecco, lo tagli adesso. Quindi quando poi è fresco lo devi tagliare. E poi dopo non lo tagli più, eh. Quei blocchi sono la partenza, cioè i blocchi di partenza. Bravo. Si parte di là. Su questo blocco poi si fanno dei solchi. Ok. Così poi noi li mettiamo con insieme e facciamo quelle. i blocchi che vengono portati ai laboratori per essere lavorati. Giuseppe, allora voglio fare come i miei avi, mi porti ai laboratori? Dai, andiamo. Andiamo, dai. Dammi la mano, fammi strada. Ai, ai. Occhio che è dura. Certo, Carlo, che qui a Santi Dimitri vedere questo muro dentro una barricata fa impressione. Che cos'è sta roba? Si chiama Dolomiti di Galatina. Ed è una roccia molto frammentata, infatti se vedi ci sono le infiltrazioni d'acqua. Sì, tanta tra l'altro, la vedo qua. E poi è fresca, quindi umidità e temperatura rimangono costanti tutto l'anno. Ed è proprio il microclima ideale per l'affinamento del vino in legno. Santi Dimitri, tu ti chiami Carlo Vallone, tuo fratello, quindi non c'entra tuo padre, l'altro fratello, non c'entra niente. Cosa vuol dire? Chi è il santo e chi è Dimitri? Allora, noi siamo tutti santi. Perché lavorate in Puglia? Esatto. No, non è vero. La Puglia è il paradigma per l'agricoltura moderna e quindi va bene, no? Il nome dell'azienda viene dal fondo, che si chiama Santi Dimitri, che prende il nome da una masseria del Cinquecento. L'azienda è stata riconosciuta tra le aziende storiche della provincia di Lecce. L'azienda nasce, diciamo, come attività agricola già verso la metà del Seicento. Il muro c'era già, però, Questo esiste da millenni. Ah, certo. Poi siamo intervenuti noi un poco a turbare l'equilibrio. quindi siete, non so, settima generazione più o meno? Circa. Giovani. Sì. In Puglia a fare vino. Sì. Siete pazzi oppure ci credete tanto? Entrambe. Qui si fa di tutto. Oggi ti metterò alla prova. Vediamo se sei un bravo apprendista. Lui sarà il tuo maestro. Maestro, io sono Tinto, Antonio. Va bene? Guarda le mani di Antonio, guarda, vedi, le mani di artista. Diventeranno anche le due così. Così? Dai, torna dopo Giuseppe, vedrai ti darò soddisfazione. Secondo me ci vuole un miracolo. Ciao. Ci vediamo dopo, ciao Giuseppe. Antonio, voglio imparare a fare il tuo mestiere. Ma qui c'era un blocco prima,
questo è un blocco intero, si sgrossa la parte più grossa, si taglia, si lavora con lo scalpello. Tutto manuale? Tutto manuale, affinché non si arriva ad avere le ultime rifiniture. Allora, non voglio rovinarti. No, assolutamente no, non ci tengo neanche io. Volessi provare a fare, a prendere lo scalpello in questo modo. Sì. Destra, come una così, penna. Con il sinistro l'indice sullo scalpello, così, in questo modo. Ok. L'uomo che sussurrava ai cavalli, ma sei bravissimo. Sussurrava. Adesso si sveglia. Adesso carta vetrata. Devo seguire la forma dell'occhio. Bravo, così, bravissimo. Anche perché l'occhio vuole. Questo fa. Senti, quanto tempo ci vuole per fare una testa di cavallo così? Sei mesi? Un mese e mezzo. Dai, così. Fate olio, extravergine d'oliva, esatto. Tanto è buonissimo, e poi vino. Il vino, esatto. Negro amaro di Puglia in particolare, ma rosato. Ne fate due da negro amaro. Sì, sì. E sono due campionissimi. È il vitigno che rappresenta più il Salento, il negro amaro. Perché rappresenta una terra, cioè come dice il nome, negro amaro. C'è una terra ci sono che... delle teorie, vuol dire doppio nero, oppure nero antico, per altri vuol dire così, oppure nero amaro. Sì, perché diciamo una base tannica piuttosto importante. Noi parliamo, ma il vino dov'è? Il vino c'è. C'è, siamo sicuri? Va bene, andiamo a berlo. Va a scalpellare? Ah, nel naso? Il naso. Cioè lo scalpelliamo sto cavallo. Eh? Era meglio un fazzoletto, però se tu dici così. Però dai, non è stato male. Oh Giuseppe! Sono venuto che per dici? Vedere che stavate facendo. Se invece del cavallo usciva un elefante, vediamo. Dai, guardalo, bravi, non è male, pare Varenne. Bravi. Ma è merito suo, di Tinto? È merito anche suo, dai, sì. Bravo. Sì, sì. Stava molto bravo. Vabbè, io vado perché c'è un altro quadrupede che mi aspetta. Va bene? Bravo. Okay. Grazie Antonio. Prego. Grazie Giuseppe. Alla prossima. Carlo, allora, questo qua, Aruga, è il negro amaro. Da questo si fa questo, praticamente. Allora, il vitigno è lo stesso, nelle sue declinazioni. C'è il rosso e il rosato. E c'è anche il bianco, che è Un fiano. Il fiano è autoctono. Sì, no? sì. È stato riconosciuto vitigno autoctono pugliese nel 99. Vabbè, tu continui a parlare, ma non stappi. Sì. Ecco. È il mio brutto vitigno. Vediamo se riesci a fare due cose insieme, anche perché una poi prevede una terza. Your eyes Poi in particolare i rosati pugliesi, che sono questo color sangue quasi, no? Che è fantastico, un rosa antico meraviglioso. Brindiamo. Veramente un grandissimo vino. Il rosato va rilanciato ancora di più. Anche perché sinora è stato considerato un po' il fratello minore degli altri vini, senza considerare il fatto che per fare un buon rosato l'uva deve essere perfetta. Se l'uva non è perfetta, se ci sono marciumi o gli acini non sono intatti, lavorando con le temperature basse in fermentazione vengono fuori tutti gli odori. E le famose puzze. In più non si gestisce più il colore. Quindi viene brutto e cattivo. Va bene. Brindiamo ancora a Santi Dimitri. Buono, fermo. Ciao Fede. Ho Tinto degli Asinelli. Chi sei? Sancho Pancia? Beh, la pancia c'è tutta. Qua in Puglia poi mi si mangia. Dai Tinto, scendi. Ok. Mollalo, vai. Mollalo, guarda che vado da solo. Ciao, ciao. L'ho mollato, Dai, monta, vai. Arrivo.
chiaro, tinto. Bellissimo. È bello, lo sai che questo qua è il punto più a est di tutta l'Italia. Hai presente il tacco? Tacco dell'Italia, sì. La Puglia, il tacco, quello è il punto più a est di tutta l'Italia perché è il punto più estremo del tacco. Vedi, vedi che là il mare è un po' più scuro? A parte e da a questa sinistra. Parte qua è un po' più chiaro. A destra. A sinistra, quello più blu intenso è il mar Adriatico. Adriatico. Quello invece di qua. Lo Ionio. Perché qui c'è una linea di demarcazione immaginaria e c'è la divisione dei due mari. Scusa, Adriatico. Ionio, sì. Adriatico, Ionio e tutti insieme è il mare Mediterraneo. Sì, vabbè, che allora poi tutti insieme fanno gli oceani. Andiamo a vedere il faro, si potrà? Sì, certo. Punta Palascia? Palascia. 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 Non sbagliarmi l'accento. Palascia, andiamo, dai. Dai, andiamo. Andiamo, andiamo. Adesso ragazzi vi faccio vedere una cosa bella. Oh. Più bella di te. La grotta del mulino d'acqua, ragazzi. Qual è? Quella lì. Vabbè, la parcheggiamo qua. Parcheggiamo. Sì. A nuoto? Ormeggiamo. Ancoriamo. Ancoriamo qua e noi. Pronto? Vai Fede! Vado. Meravigliosa. Questo si chiama Pertugio. Si chiamerà anche Pertugio, però fantastico. Sono grotte favolose. Io adesso vado là e mi butto. Vai Fede! You got the hooch, baby. You got the only sweetest thing in the world. You got the love. Tinto, guarda che meraviglia che è quella. È la Torre Sant'Emiliano, torre saracena di avvistamento. E guarda che meraviglia, proprio sul promontorio più alto. Tra l'altro, quello sperone di roccia lì è famosissimo, Tinto. Perché? Perché secondo l'Eneide è qui che è sbarcato Enea proveniente dall'incendio di Troia. Ma Enea o Patroclo? Ma che c'entra Patroclo? È figlioletto. Ma cosa dici? Sì. Ma va. Agamennone? E che non sono venuti qua. È Arianna col suo. Sì, è Berta Filava. Ma cosa dici? Yeah, yeah, yeah. Who got the hooch, baby? Qui dietro c'è una masseria dove si fanno le barbatelle. Sì, così ne approfittiamo che sì. Ce l'hai un po' in colta. No, non è un coiffeur, non è uno che ti fa un barbiere. Le barbatelle sono gli innesti da cui viene fuori la vite, capito? È il vivaio della vite. Ciao Daniele. Ciao Fede, come piacere. Bene, tu?
trovate, c'è il titolo. No. Allora, noi siamo arrivati qui perché ci avete raccontato voi di tutta questa roba incredibile che parte dalla notte dei tempi, da quante generazioni? Mio nonno faceva, produceva barbatelle ad Otranto, stavo uno dei primi a produrre barbatelle ad Otranto. Poi abbiamo costruito due nuove aziende, una che produce barbatelle e un'altra che produce. Quindi diciamo la tradizione formaggio. Familiare è rimasta. È rimasta quella delle barbatelle, noi abbiamo aggiunto, aveva iniziato mio padre 30 anni fa con questi formaggi. Quindi adesso fate le barbatelle con tutti, le barbatelle, tutti i vitigni autoctoni. Con tutti i vitigni autoctoni, poi i vitigni internazionali. Qua si fa la giuncata. Andiamo, se volete vedere la produzione si può. Sì, cioè, come si dalla fa? Dalla mungitura al prodotto finale. Ah, fanno tutto? Sì, fanno tutto. Di dove? Di là? Di qua. Vabbè. Ciao. Dai. Grazie. Allora, a dopo. Ciao. Ciao. Buongiorno. Ciao Francesco. Ciao. No. Che dobbiamo fare? Cosa niente, dove si fa? C'è la giuncata da fare. Giuncata perché c'erano i giunchi? Sì, una volta c'erano una i giunchi. Una volta, sì. Adesso c'è la plastica. Purtroppo c'è la plastica. E le regole sono ferre. La legge. Quella è la cagliata? Sì. Già questa hai è la cagliata, tutto, già ha fatto tutto. Sì. Che latte era? Latte di mucca. La mucca, vaccino. Sì, vaccino. Sì, poi che fai? Sì, niente, lo termizzo a 65 gradi. Sì. Poi lo lascio 5 minuti a quella temperatura e poi lo scendo a 38 gradi, metto i fermenti per 5-10 minuti e poi il quaglio. Va bene. Lascio mezz'ora. È pronta. È pronta. E che devo fare? Prendi lo spino. Piano. Sulla testa. Piano piano la devi girare. Lo smash. Senti, fate la giuncata, poi che altro fate qui? Facciamo il formaggio, il pecorino. Ah, pecorino perché avete un sacco di pecore. Sì. Mi hanno raccontato che queste pecore all'origine venivano dalla Sardegna. No, che... sono sarde. Ah, sono sarde? Sono sarde. Sì, sono proprio quelle. Adesso parlano non il sardo ma il salentino. Beh, però è una bella contaminazione interregionale. Sardegna e Puglia che unite fanno un prodotto eccezionale. Questo è ancora da colmare. Bravo, tanto mi fai il geometra? Sì, bravo. C'ho anche la livella. Che è troppo bello questo posto. Grazie. Bella proprio. Queste braccialette. Allora. Qui vedo la carne di vitella. Di vitello, sì. Salsa di pomodoro. Prezzemolo, formaggio. Allora, che formaggio è? Il formaggio è un po' di mucca e un po' di, pecora, mischiato. Sì, e sì. Poi peperoncino, c'è del pepe, cipollina. Peperoncino se si vuole si mette chiaramente, altrimenti ci si vanno. Può... Sì. Allora, prendiamo una fettina allora, sì. di questa vitella. Ecco qua. Allora, bisogna prima mischiare in una ciotolina il formaggio, il prezzemolo e il pepe. Ne mettiamo un pochino. Si mette dove? Fettina. Al centro? Su tutto? Sì, sì, si spalma un pochino. Sì. Adesso, poi qui, pieghiamo vai. Prima i lati per così. Non farlo uscire fuori. Sì, ecco. Un pochettino pure più all'interno. E poi si piega, e poi si avvolge. Sì, e sì, questa sì. è una lavorazione classica. Così. Come on! Io devo capire perché questa tua bracciola è più buona. Io lo so perché me l'ha detto i pugliesi. Che te... Abbiamo gli ingredienti. E che ce l'avevano proprio buone. Gli ingredienti. Lì. Let's do it. Do it. Vabbè, fatta questa cosa qui, poi dopo noi andiamo. Io penso, non lo so. Sì, tu. Allora dopo poi prepariamo il soffritto. Benissimo. La pentola di terracotta. Sì, olio. E allora dobbiamo prima tritare la cipolla, l'aglio. Tritata? Sì, sì. Olio. Allora, l'olio d'oliva. Ce l'avete voi questo? È tutto nostro, l'olio, la salsa. Fai la braccioletta, è una ricetta semplice, semplice. Grazie, sì, vanno a casa. È un'altra cosa. Allora, portiamo il soffritto e cominciamo... Sì, mettiamo prima il peperoncino. Ah, quanto? Un pochino, sì. Così? Dipende sempre, sì, perché è abbastanza piccante. Dipende da quanto si vuol mangiare piccante, sì. È pronto praticamente, quasi pronto.
E quante volte lo devi girare? Almeno per altre 4-5 volte. 1, 2, 3. Assaggiamo. Assaggiamo. Dai, grazie Francesco. Prendiamo questa, dai, le altre sono belle. Sì. Ottimo lavoro, Fede. Buonissimo. È arrivata una mail di Andy. Sì, addirittura una mail, sì, ma se non sa neanche telefonare con il telefono a gettoni. Allora, ma cosa dice? Va dai, non l'ha scritta. Carissimi. Quando fa carissimi. Carissimi. Esatto, sai come va a finire. Ci vediamo a Supersano. A Supersano? Supersano, alla masseria. Un posto dove si mangia tutto Supersano. Per quello che si chiama così. Masseria Le Stanzie. Le stanzie le andiamo a trovare. Ah, ecco il soffritto. Questo è caldo, visto la legna sotto. Sì, è bollente, brucia. Vado. Ecco qui, soffritto. Adesso è pronto, vado, sì, si può mettere la carne, sì, okay. Sì. Prima di aggiungere il vino, li fai rosolare bene Un pochino, sì. Allora, qui la carne è prodotta da voi, il formaggio è prodotto da voi, il vino è prodotto da voi, l'olio è prodotto da voi. E adesso tu mi dici a me, cioè, vai a casa e fai questa bracciola qui, il pomodoro qua. È impossibile. Senti il profumino. Sì. Che poi è la cucina che hanno insegnato le nostre nonne. Vedi, puoi rimparare a cucinare su questa cucina a legna qui. I sapori sono diversi. Giù salsa? Sì, devono essere coperti. E che ci avrà un'ora e mezza, un'ora più o meno, e quarta? Sì. Copriamo. E adesso si cucina piano. Ringrazio Silvia. Ti vediamo. Ci vediamo tra un'ora! My, it's a beautiful world. I like swimming in the sea. I like to go out beyond the white breakers, where a man can still be free, or a woman if you are one. I like swimming in the sea. My, it's a beautiful world. Guarda che posto fico. Questa è una vera masseria. Questa è proprio la vera masseria salentina. Sai che si chiama Le Stanzie? Che non ci sono però. Come? Le Stanzie non ci ma sono. Ma si può dormire? No, qua. Si mangia e basta. Andiamo, va, che c'ho una fame. I like making my own tea. 1, 2, 3, 4, tell me what am I. Ah, ma che meraviglia! Le braccialette. Fernando. Moltini. Ma questa... senti l'odore! Bravo, queste sono tipiche delle stanzie. Sì. Le bracciole. Io con permesso mi volevo fare questo. Che stai facendo, Andy? Sto facendo una cosa orrenda. Però io penso che va fatto. Ma si mangia così? No. Volendo. Noi vogliamo, noi vogliamo. Bruciano, vero? Volente. Che bontà. Un'impressione. Tinto. Sì? Mi è venuto in mente una cosa, guarda. Ai! Mi pizzichi! Quindi? Andiamo a capire.